Don Callis, scodamore, sveglia, allora, non ci siamo ragazzi. maniaci del wrestling o soprattutto fan di Impact, Rob Van Dam ha firmato, ha firmato con, con Impact, la notizia, la notizia si è già diffusa una settimana scorsa nella settimana di WrestleMania, avrei voluto fare un video da, da Mark Strepitoso quella settimana però c'era WrestleMania quindi ho preferito rimandare a questa settimana e le mie opinioni per quanto riguarda la sua firma del contratto sono cambiate per prima cosa per quanto abbiamo visto il match agli United Wist end che è stato per, è stato assolutamente sotto, sotto le aspettative nel quale abbiamo visto RVD e Sabu lo storico amico rivale Sabu perdere contro il Lucia Brosor e Pentagon e Phoenix ma non è il fatto della sconfitta che mi dispiace perché ci sta ma il modo in cui si è svolto molto, non era il drop and down che ci ricordavamo tutti noi, anche i, i Lucia Brothers molto sminuiti in questo incontro. Ma poi vogliamo parlare della gran cagata che è stato United West End. Ma dove l'hanno fatto? Cioè, dove l'avete fatto? Nella palestra di un liceo l'avete fatto? E questa è Impact, la seconda federazione più grande al mondo. Di America, oh, eh, magari la più grande al mondo. Lucia Pan del cazzo. Cioè, oh, ma, ma, ma dove siamo? In che, in che cosa ci siamo andati a ridurre? Don Calis? scoddamore. Cioè, io, io me la prendo con voi a sto punto, me la prendo proprio con voi. Comunque, per me comunque di quel pay-per-view, di quel pay-per-view, si salva solamente il Monster Ball match fra Jimmy Egwok e Sammy Callian, si salva solo quello, il resto è un fottuto disastro. Comunque, tornando sul fatto Rob Van Damme, Rob Van Damme non sono molto più non uh, sono molto più sicuro per quanto riguarda il suo per quanto riguarda il, che il suo personaggio Impact al giorno d'oggi nel 2019 possa andare bene per le casse di Impact secondo me è un acquisto un po' troppo un po' troppo uh, è un'arma a triplo taglio a triplo taglio perché Robandam deve essere subito messo in una faida con qualcosa in palio non dico proprio con, con l'Impact World Championship ma almeno con l'X Division oppure al massimo magari anche con i titoli di coppia mi va bene mi vanno bene anche i titoli di coppia mi vanno bene e non possono buttarlo ovviamente lì a fare il in mid-cadre insieme, insieme a, a, ai tampeggio, i Rascals mettiamola così, i tampeggio, i Rascals oppure um, la Desi Squadron, non possono buttarlo lì cioè questo fa la fine fra due giorni fa la fine di Tommy Dreamer e di, e di, e di Scott Steiner, questo fa la fine fra quattro giorni, fra due giorni fa la fine di quelli là a mangiarsi la pastina nel backstage, del, um, di, del, del backstage degli show settimanali, sempre se lo faranno partecipare. Comunque, la sua prima apparizione televisiva che tornerà in apparizione televisiva sarà i Tappings di Impact dopo Rebellion, perché ovviamente Rebellion non ha ancora una faida, ma ovviamente restiamo ottimisti su questo, su questo fatto. Allora, Rob Van Damme è comunque un gran nome, ma lo abbiamo, Ovviamente. se non gli danno qualcosa subito se ne va. Cioè non, non, posso, non posso buttarlo lì a fare il Mid Carter, ve l'ho detto. E non penso che abbia più... Lui ha anche dichiarato di non voler combattere più 200 match all'anno come, come faceva in WWE fino al 2013. Quindi ricordiamo che l'ultima apparizione ad Impact la fece proprio pr prima di tornare in WWE nel 2013. Quindi che firmò dal 2010 al 2013 per tre anni, nel quale vinse anche vari titoli. Tuttavia, rimaniamo ottimisti, anche se ho perso un po' di fiducia per quanto riguarda questo, questo argomento. Fatemi sapere la vostra con un commento, ovviamente chi segue Impact accanitamente. E lasciate un like e se volete anche condividete. Quindi, vi ho detto la mia. Fatemi sapere la vostra con un commento. Ciao, ciao.